guida sempre a far manifestare. Sempre. Non ti stanchi mai? No, no, fa parte della vita oramai, se no questi ci spianano, e ci, se ci asfaltano non c'è più vita, quindi... A qualche concerto a Torino siete andati? Dove gli artisti mettevano la bandiera al tavolo? Quello del Piero Pelù. E vi è piaciuto? Alla grande, bellissimo, emozionante. Ma se... Per, sì. Per ipotesi, sì. Oltre ai cortei, oltre a tutte le robe che facciamo di solito, sì. Chiedessimo a Elio Germano, Piero Pelù. Anche Mannoia, mi piace molto la Fiorella. Un po' di sti artisti che non si sono messo la bandiera, no tab, ai concerti, di venire in valle, a lui. Perché no? Tu ci staresti? Io ci sarei come? Wow. Voi li volete? Ma certo, venite! I giovani, gli eredi? Ma certo che portiamo gli eredi! Caspita, se vengono su degli artisti come stai nominando, questo per noi sarebbe uno sfondare lo schermo. Idea fantastica, anche perché abbiamo bisogno di amici che facciano per noi da cassa di risonanza. Penso che comunque l'arte debba essere sempre impegnata politicamente, dunque bello schierarsi e prendere parte. Tutti sono ben accetti, nessuno è straniero, purché sia Motav e ovviamente non razzista. Alcuni di loro hanno già, si sono già espressi a nostro favore, quindi se, come dire, dimostrano questa simpatia nei nostri confronti anche con una presenza qua, penso che quindi gli diciamo, troveranno molto calore. Assolutamente favorevole. Sicuro? Certo. La accendiamo, li certo, chiamiamo? Certo, certo. È anche ora che queste persone più importanti di noi, più conosciute, si facciano vedere qui e non solo mettere le bandiere nei loro concerti, ma che vengano qui. Poi ci verreste con la fascia? Perché no? Perché no? I cantanti famosi sono un bell'ossigeno, in valle sono già venuti tante volte, devono continuare a venire. Mi piace l'idea perché penso che la musica sia parte integrante della lotta. Se non si canta e non si balla non si risolve niente. E noi abbiamo bisogno di questo, di cantare, di ballare, di essere contenti. Infatti lì dietro c'è la banda che suona. Queste sono le nostre armi, con queste noi cerchiamo di fermare l'opera, da queste escono soltanto delle note che speriamo arrivino non solo in tutta l'Italia ma in tutto il mondo a portare questo messaggio che quest'opera non vale niente e indebiterà i nostri nipoti e pronipoti per i prossimi 20 anni. Facciamo un bel coro Saraduro, ma immaginatevi! Chi vuole darci una mano è ben accetto perché lo fa non solo per noi ma anche per tutta l'Italia e non solo. Questa non è soltanto una lotta della Val di Susa, esatto. È una lotta di tutti, perché i soldi che ci vengono sottratti per quest'opera, cioè vengono investiti per quest'opera, lo sottraggono agli ospedali, alle scuole, alla sanità. Quindi noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di tanti altri lavori. Abbiamo bisogno di piccole e grandi opere, ma esatto. Piccole e grandi opere. Cantierabili subito. La musica è il lubrificante del mondo, capito? Amministratori, sindaci e compagnia, qua c'è il popolo Notav che vuole fare sto mega evento. Spiegalo in italiano però. Non sono italiano. Ok. La vogliamo riempire piazza del mercato, ma lo facciamo? Lo facciamo. Allora, diciamogli, lo mette in Val di Susa a luglio. Luglio? Sì. Ce lo diamo sto stadio a gratis, facciamo un bel concerto. Invitiamoli tutti in valle perché la valle è un posto strafico. Invitiamoli, sono invitati in valle. Venite in Val di Susa a luglio, tutti gli artisti che sentono come propria questa lotta. Grazie. Alla grande. E noi ci saremo, Prima fila. Prima fila. Sì. Con la bandiera. Con fascia, senza fascia, noi ci siamo sfasciati. 2016. Invitiamo a luglio, è una questione di resistenza, di dignità morale e di presa, non solo di coscienza. Vitto alloggio è presa bene. Sì. Di azione perché questo mondo sia veramente un mondo bello, non dei prepotenti, un mondo senza guerra, un mondo
dove la bellezza e la forza vera sta nel popolo. Più gente viene in valle e condivide le nostre battaglie migliori. Quindi a luglio 2016 in Val di Susa. Certamente. Mi auguro che ci riuscite a fare tutta questa cosa. Dai, allora a luglio in valle. A luglio in valle. Venite e... Grazie in anticipo. E con ci tutti vediamo qua. In valle a luglio. Dai. No, Tav, no, Tav, vi aspettiamo. Tu ci sei? Sì, sì. No. Io qua sono. Oh. Per luglio poi è magnifico perché abbiamo campeggi, abbiamo c'è pure il bel tempo, dai. Poi ci sarà bel tempo sicuramente. Quindi possiamo promettere che se vengono suonate Bella Ciao, certo, dal palco, sì, con le certo, certo. Vai a cantare sul palco con loro poi però. No, sono stonata, gli conviene di no. Meglio così, le forze, se la mandiamo alle guardie scappano. Ok, allora ci può stare, vengo anche a cantare sul palco. Siete ancora sindaci? Vanno rieletto? Sì. Venite in valle a suonare per la lotta. Così, va bene.